Ero nella mia camera, ho sentito Gianluca urlare nel bagno. Urlava: papà, papà, aiuto, mi stanno ammazzando. Sono uscita dalla mia stanza, c'era un uomo alto e con la barba bianca. Mi ha dato un pugno, ha cercato di bloccarmi. Io sono riuscita a sgusciare tra le sue braccia. Mia madre urlava: scappa, scappa. Urlava e aveva già un coltello piantato nella pancia. Io ho fatto le scale di corsa. Giù c'era un altro uomo, più giovane. Ha cercato di fermarmi. Io l'ho colpito con due bottiglie e sono scappata dal garage. E in strada, mentre correvo, sentivo le urla strazianti di mia madre e di mio fratello. Con queste parole Erika, la ragazza scampata al massacro nella villetta di Novi Ligure, aveva ricostruito la notte dell'orrore, lo avete sentito, ha detto la ragazzina, sedicenne, sono riuscita a sfuggire ai due killer, ho visto accoltellare prima mia madre, poi il mio fratellino Gianluca di 12 anni. Ebbene, questa sera, un paio d'ore fa, Erika e il suo fidanzato, dopo una lunghissima giornata di interrogatori, sono stati fermati con l'accusa di concorso in omicidio volontario. Una svolta dunque agghiacciante, terribile.